Sta esplodendo tutto. Vedeva del telefilm? Io sì. Io sì. Che buone le pizze. In fila dai, vabbè, è vero però. La pulsazione mise la nazione in ginocchio. Nella sfera di paura e debolezza che seguì, i militari cominciarono la ricerca febbrile di nuove armi. Armi che avrebbero cambiato per sempre l'umanità. Io ero una di esse. Creata in un laboratorio, cresciuta come un soldato. Ishitaka! E mo' arriva Sin. Pulsazione. Ma tu mi fai pulsare la signorina qui! Madonna, ma l'Eptrin è livello 5, ma veramente? Ma Ishitaka, Joe McFly, Nemis, Ka, Simo, Luna! Ragazzi... Una donna guerriera. Ma vi, la donna guerriera, io vi porto... Guarda là! Cercando di capire chi sono. Wiu, dottoressa, è bellissima. Ah, è bravissima. Viva il bue di Ok, pensavo che si fosse rotto il bot, ma in realtà si è recuperato così all'intrasatta. Ma amici, amiche, soprattutto amanti di Jessica Alba, siamo nel nuovo bubedì del giorno, nel nuovo bubedì della settimana, nel nuovo bubedì del mese. Dark Angel, nelle vostre case, guardatela in tutta la sua bellezza, una Jessica Alba che non solo ha fatto il telefilm, ma vi ha anche doppiato la signorina. E guardate, questo è il gameplay. Ditemi se non è The Wyatt Man, ditemi se non è The Wyatt Man. Ciao Grona, ma salve! Ma arriva pure il bicchiere smoothie. Allora alla trap casa siamo fusi. Basta. Raga, Life Train è stato un successo. Siete pazzi. Siete pazzi. Basta. Basta. Vi meritate un sacco di B. Un sacco di B per voi. Arriveranno adesso. Guardate là se non è. Ditemi se non è The Wyatt Man. È meglio di The Wyatt Man. Aspetta. Aspetta. Guarda là. Cioè, vorrei dirvi, stiamo per assistere alla bellezza, stiamo per assistere alla passione, stiamo... A vederlo così sembra già 10 volte meglio di The Wyatt Man, ragazzi! Sì, soltanto perché avete visto Jessica Alba, pare che non vi saccio, soltanto perché avete visto Jessica Alba, subito vi è partito l'ormone, ma intanto io mi devo mettere un pochino infilata meglio... Ecco qua, io amavo Jessica Alba in Dark Angel. Amici, si può fare un sondaggio? C'è Zedatrello, stavo dicendo, c'è ZR4 che mi può fare un sondaggio? O Antonio, uno dei due. Mi sa molto di Black Widow nello stile di combattimento. Sì, allora, se non conoscete Dark Angel, vi faccio vedere Dark Angel, perché è giusto che voi conosciate Dark Angel, che non è Dark Angel Craft, il canale di YouTube, ma è proprio Dark Angel. Voglio vedere se riesco a trovare la sigla. Madonna mia, madonna i feels, madonna la roba che mi sto guardando in questo momento. Lo chiamo proprio Jessica Alba, chiamiamolo Jessica Alba, così, to. Guarda quanto è bella Jessica Alba in formato fetus, non nel senso che puzza, ma nel senso che era un bambino, credo. Non so, era qualcosa, Jessica Alba, ci piaceva moltissimo. Era questa serie del 2000, io intanto lo spiego, era questa serie del 2000, starring Jessica Alba, in cui praticamente la trama era, scusami, la trama era questi bambini che venivano fatti in provetta, tipo, e che avevano tipo i poteri di Capitan America, facevano questi super soldati e Jessica Alba era una di questi super soldati. Lei scappa quando è piccola ancora, cioè aveva tipo, credo, una decina d'anni, forse quando scappa, e da lì decide di combattere quelli che stanno creando questi soldati, se non mi ricordo male. La cosa bella è che a me piaceva da morire e hanno fatto solo due stagioni di Dark Angel, perché poi è stato un flop incredibile, non se la cacava più nessuno e quindi è finita a tarallucci e vino, che hanno chiuso tutto, hanno chiuso baracche e burattini, e giustamente ogni volta che a Yugali piace qualcosa gliela devono chiudere. Mi piaceva, come si chiama quella serie con Eliza Dushku? Quella lì dell'obitorio, di cui non mi ricordo mai il nome, True Calling, mi piaceva True Calling, hanno chiuso True Calling, mi piaceva Dark Angel, hanno chiuso Dark Angel. Ciao Sandrettino,
Dollhouse pure, mannaggia, forse lo guardava mia moglie all'epoca. Vi faccio vedere il trailer con una Jessica Alba vera e dopo avremo tra le mani una Jessica Alba ancora più vera. Avevano progettato il soldato perfetto, un'arma umana, poi è fuggita. In un futuro non troppo lontano, in un mondo devastato, è ossessionata dal suo passato. Non può scappare, deve combattere per scoprire il suo destino. Troppi anni 2000 in un solo minuto. È vero. E lei praticamente aveva questo codice a barre dietro al collo, è vero. Li riconoscevano perché c'avevano il codice a barre, perché giustamente quando andavano a fare la spesa, se no non li riconoscevano. E li riconoscevano così, soltanto per il codice a barre. Intanto alzo un attimo di nuovo il volume nel modo giusto qui. Oh, perfetto, così almeno dopo possiamo ritornare in sintonia. Il codice a barre come l'agente 47 di Hitman, è vero! Dai, questa però era la sigla della seconda stagione, nella prima era ricciolona. Ammazza quanti dettagli ti ricordi, però io ho trovato soltanto questa, anche perché io qui la vedo con i capelli lisci, ma stavo dicendo, questa fra l'altro è una delle cose che ha lanciato Jessica Alba sul mercato del cinema. Che poi detta così, se no suonava male. Però insomma era una roba che aveva lanciato Jessica Alba, perché Jessica Alba qui era super super giovane. Quanto avrà avuto? 24 anni? Forse 23? Non mi ricordo. Il codice della fetta al latte. Allora, Cucu, stai calmo! Mannaggia! Hitman ha solo da imparare. Ma io non voglio più cincischiare. Ciao Logan! E vi dico, guardate là che menù. Raga, questo è il menù. Cioè, quanto è bello. È bello. Dai. Cioè, guardate quanto è bello. Era solo il menù. Tutta questa animazione. Ci avevano messo del senno. Poi l'hanno perso probabilmente. Però ci avevano messo del senno. Dai. Dagli de tacco e dagli de boom. No, no, quanto, no, no. Si vede che ha 20 anni, sì, no, ma infatti è palesemente una ragazzina di 20 anni qui. Hanno perso una N. Scusami, signorina, signorina, dove va? Dove va? Torni qui. Ma poi devo aspettare tutto questo tempo per rivedere un'altra volta il menu. Cioè, ah, ok, basta e premo. Ok, madonna mia, i suoni. Li hanno presi da Arkanoid. Dove li hanno presi? Più, più, più. Ma che è? Ma veramente, dai. Vibrazione la mettiamo. Voglio tutto. E la lingua è in italiano. E vi dirò di più, ragazzi. Era doppiato dagli attori originali, cioè dai doppiatori originali del telefilm. Quindi la voce che avete sentito nel trailer, nella sigla di Jessica Albona, è proprio la sua. I suoni sembrano i saltini di Fro. Sì, li hanno presi da qualche gioco anni 80. Però dai, il modello non è malaccio per un gioco PS2. No, 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 ma loro si erano messi. Anche perché, oh, cioè, secondo me volevano che diventasse un bel gioco. Poi si sono persi. Allora, domina, facile. Contendi, normale. O sopravvivi, difficile. Le forze della corporazione sono deboli e timorose. La tua forza è immensa, la tua fortuna leggendaria e la tua aggressività terrificante. Questa non è una sfida degna di un guerriero X5. Il nemico è forte, intelligente e ben addestrato. Tu sei forte, impavido ed abile. La tua vittoria sarà ben guadagnata e soddisfacente. Ciao Brownwen! È realistico in tema con la serie, partire bene. E dai, almeno è partito, quantomeno è partito. Il videogioco di X-Files non l'ho mai visto. Devo ancora documentarmi su quello. Ciao Mainstream! Anche il videogioco di Flipper, cioè Jessica Albona, sai che non lo so. Non mi ricordo, ma perché c'è il videogioco di Flipper? Vorrei sapere, sopravvivi difficile. Il nemico potrebbe sconfiggere una forza di 10 volte superiore. Tu non sei che un soldato solitario, con rifornimenti illimitati. Solo i prescelti possono farcela. No, dai, contendo.
t'appartengo, io ci tengo e se premetto poi contendo. Altrimenti no. Andiamo di contenzioso. Ma attenzione, trama. È passata quasi una decade da quando sono sfuggita ai soldati e agli scienziati che mi hanno creata. Una decade. Mi sono chiesta chi devo considerare come creatore. Se gli scienziati che hanno combinato tutti i tratti positivi dei soldati, DNA di felino e altre cose. Pure. O la giovane donna che impaurita mi ha dato alla luce. Ci sono giorni in cui direi che sono gli scienziati. No, Antonio, no. Altri in cui sento farsi più forte il soldato. Quel destino artificiale che sta cercando di trasformarmi in quello che hanno progettato. Sono una dei pochi fortunati ad aver ottenuto la libertà. Io posso scegliere. A volte mi chiedo cosa ne sarà di quelli che sono rimasti dentro, altri come me. Credo che in qualche modo sarò sempre legata a loro. Quanto siamo stati pathos. Tutti creati da scienziati e da giovani donne spaventate. Ebbene, lei con questo pippone allucinante ci fa entrare nel fantastico mondo di Dark Angel. DNA felino è... No, Logan! Non so perché mi ispira Max Payne, fatto con le boobies. No? Cipollina, vuoi... Se... Allora, aspetta, ficco il gruppo Telegram. Ciao, Gabri! Max, le attività militari non erano solo voci. A Seattle è stato dichiarato il coprifuoco. L'AI ha lanciato una gigantesca caccia all'uomo per recuperare tutti i guerrieri genetici in circolazione. Max, il tuo nome continua a saltar fuori nelle comunicazioni che intercetto. Hanno sistemato posti di blocco in tutti i settori. Fa molta attenzione mentre avanzi nella città. Hanno un sistema di sicurezza imponente. Se ho novità ti contatterò. Allora, abbiamo ricevuto una chiamata da il tizio che ci dava le missioni, che era il tizio sulla sedia a rotelle, se non ricordo male. Non mi ricordo come si chiamasse lui, Alex, Adrian, Andrew, una cosa con la... E tipo invece si chiamava Pasquale. Sono quasi sicura che si chiamava tipo Pasquale. Logan! Si chiamava Logan! Si chiamava Logan, è vero, si chiamava Logan. Il tizio che ci dava le missioni. Marita, prendi nome e cognome e cosa, lo denuncio subito. Ma no. Processo per direttissima, signore, gli faccio fare subito un processo. Ma per direttissima e per diffamazione. Oh, me la guardavo con gusto sta serie. Zedrello, infatti sai un sacco di fatti. Allora, Zedre, rimani sintonizzazio perché secondo me tu sai più fatti di me. Io un po' l'ho studiata perché ho cercato di... C'è un A in Logan, dai. Almeno un A ci sta. Oh, che cacchio, almeno quella l'ho presa, dai. Almeno quella A c'era. Logan, che è il ragazzo che ci dava le missioni. Fra l'altro, io, se non ricordo male, mi ricordo anche che aveva una mezza cottarella per noi, il personaggio di Jessica Conalbona. E praticamente ci dà le missioni e sarà anche il nostro Strufrolials, perché lui ci dice tutto quello che dobbiamo sapere per andare avanti nel gioco. Ma ci ha detto che c'è il coprifuoco, quindi siamo in quarantena. Beh, madonna, e basta con sto fatto. Anche qui c'è il coprifuoco, le guardie della I. Qua è perfetto, le guardie della I ci stanno tracciando stacca stacca e fanno sempre il mio nome. Chissà come mai, gira tantissimo il mio nome. Andiamo avanti. Trova il deposito di legname per raggiungere la parte centro-occidentale di Seattle. Evita la cattura da parte della squadra recupero, risorse della corporazione... Ciao Karen! Puoi non urlare, sto cercando di lavorare. Va bene. Di meno. Madonna mia, quanto? E i droni, guarda, già c'erano i droni. 9.25, sbarramento militare attivo. Ammazza. Profeti, 2020 e quarantena. È vero, caspita. Ma era nel 2020? La ringrazio, lei mi capisce sempre. No, ma quando vuole, ma si figuri. Quando vuole. Non si preoccupi. Ciao, Ska. Di che anno è? Allora, la serie è del 2000, io mi ricordo che era 2001, forse 2002, però sapete che non mi ricordo in che anno era ambientata, ma veramente nel 2020? Ragazzi, era 2020 e... Allora, che devo fare? Allora, io posso muovermi, do i calci così, e con questo, madonna mia, che scomodità, guardate quanto è bella, madonna mia, no, ti prego, signorina, si faccia vedere, guardate quanto è bella. La nostra Jessica Albia. Posso prenderlo così? Se
Oh! Aspetta, no, signori. Ti do i calci in bocca, eh. Ti stacco tutto. Raga, è The Wyatt Man fatto peggio. O meglio, Madonna, aiuto. Ma poi io c'ho della rabbia. Hai mai pensato di mettere quella rabbia sotto contratto? Madonna mia. Vabbè, ho capito, però di meno. Non c'è bisogno di tutta questa rabbia. Hai mai pensato di mettere questa rabbia? Aiuto. Vabbè, lei. Mamma mia. Ma quanto, scusami, sono morti? No, non ancora. Aia. Jessica Albia. No, Jessica Albia, girati. Perfetto. Io non so quanto li devo picchiare ancora. No, lo devo picchiare ancora. Dovresti andare più spesso in palestra. Azza, attenzione. Era del 2000, ma era ambientato nel 2009. Ok, perfetto. Lara Grossa, levati, raga. Se è così, comincia a spaventarmi, hai visto? Non lascia nemmeno cadaveri, li fai evaporare. Ma perché lei è Dark Angelcraft? Oddio, mi chiamano? Chi è? Max, le tessere servono per accedere alle aree riservate. Ah. Cerca dei pannelli in corrispondenza di porte o cancelli che bloccano il passaggio. Sì, ma mi deve dire anche fine trasmissione, altrimenti non sto bene con me. Snake, sei tu, ma è vero, ma che è? Metal Gear, all'improvviso. Allora, dobbiamo trovare delle tessere. Ho preso delle pillole, non so che cosa. Vabbè, io continuo... Io comunque ho della rabbia. Anche perché non sappiamo leggere. Aiuto. Forse qui dobbiamo inserirla. Quindi dobbiamo premere giù e inserire la tessera. Bello. Delle pillole in un vicolo scuro. Ora sì che è un gioco. Attenzione, ma chi è? Logan? Max, sono penetrato nel loro sistema di comunicazione. Max. Lei sta mobilitando le truppe per catturarti e pare che sappiano dove ti trovi, quindi attenta alle trappole. Il tuo settore attuale brulica di truppe, cerca di evitarle. Sta attenta, Max. Allora, se mi chiami ogni 30 secondi però, Logan, questa storia va male. Cioè, io sto facendo una missione, mi stanno guardando tutti, mi stanno cercando le persone e tu mi chiami ogni... Mi sembri mia madre, la devi smettere di chiamarmi mentre sto in missione. Oh. La I! Vado. Maronna mia, non volevo. Scusi. Madonna mia, vi do dei calci in bocca. Vabbè, ma anche il rallenti. Ma smettila di chiamarmi, ma questo è scemo, ma mi chiama mentre meno. Sto a meno alla gente, Logan, lasciami. Max, devi girare, mamma. Ma poi sono tutti uguali. Logan, hai finito? Mi ha chiuso il telefono in faccia, Logan, mi sa. Se questa è la tua idea di divertimento, datti da fare. Madonna, Logan, però non mi puoi chiamare ogni 5 minuti. No, basta, non gli rispondo più a questo. La deve smettere. Ora ti chiama Max, hai messo la maglietta di lana. Ma veramente, dai! Inserire la tessera, ritirare la tessera. Buon viaggio. Posso far scendere la scala? Vabbè, ho capito, Max, però tu voli, eh. Abbiamo preso altre pillole. Nel 2000 non c'erano persone diverse nel mondo, eravamo tutti gemelli. Ha smesso di chiamare. Ha seriamente smesso di chiamare. Ehi, hey, Yugali, let's go bowling! Ma è diventato GTA! Basta! Logan aveva la team tribù. Allora, io ho come la paura che questo occhio mi guardi. Quindi, voglio provare a salire. Vai, Max. Prendiamo la scheda, perché sono... Dimmi. Max, hai l'arma silenziosa X5. È un'arma progettata per mettere fuori combattimento i nemici difficili da raggiungere, come i cecchini. Usala solo contro gli avversari posti in alto, perché le munizioni sono poche e costose. Ah, abbiamo un'arma, quindi. Dov'è? Non pensavo di avere un'arma. Ho un'arma? Come la prendo? No, Max, caccia l'arma. Cacciami l'arma. Ma forse la prendo da qui. Arma silenziosa, attenzione. Quindi ce l'ho, però non me la fa usare. Max, sai scendere? Vabbè, dai, nel dubbio.
andiamo così, va bene. Comunque è peggio di Die Hardman. Esatto, mi hai tirato un gioco di Kojima. Logan non ha una bambina da salvare al posto di star qui a telefonare. È vero, lui c'aveva la bambina. Intanto apriamo. No, non la mappa, non voglio la mappa, voglio la scheda. Te, mettiti questo. Non rispondergli sempre che ti scarica la batteria. Ma sì, ma veramente. Vado? Pensiamoci un po' su. Chi è? Oddio. Ma date via, che faccio pure il rallenti, lascia sta. Signore, prima che mi richiami un'altra volta Logan, per favore, dai. Leviamoci di torno. Scusi, mi può... vabbè, ho capito, però ma... Madonna mia, che twist che ho fatto. Non ti permettere mai nella vita. Ti do i pugni nelle mani. Vai via. Perfetto. Che vuoi fare tu? Ah, bello che la come si chiama? Ciao Pizza Panda! La prossima volta. Max, alcuni nemici lasceranno cadere degli accendini. Puoi usarli a tuo vantaggio. Cerca subito dei depositi di gas nelle vicinanze e poi trovati una via di fuga. Allora, questo cambio... Ragazzi, possiamo trovare un altro numero, per favore? Senza cassonetti non c'è gusto, è vero? L'obiettivo del gioco è frenzonare Logan. Portami i fiori. Portami i fiori. L'arma silenziosa è un 3310. Effettivamente somiglia un po'. Scusi, ad accendere? Lo posso denunciare? No, ragazzi, ma veramente, ma è impossibile che questo chiami ogni 5 minuti. È insopportabile. Allora, quindi ha detto che se prendo i cassonetti comunque ci sono per la cronaca. Se prendo gli accendini... Come si cambia Nick su Twitch? Logan, è vero! Vabbè, ma lei non importuna le signorine, dai! Ma allora... È già una roba, sì, dai, possiamo dire che comunque un inizio c'è. Ragazzi, scusate, io mi sono un attimo persa perché poi Logan... Ha fatto il simpatico, però io non l'ho cagato minimamente, quindi adesso non so dove devo andare. C'è un modo dove dovevo andare? Aveva una promozione telefonica, ma secondo me sì. Ah, poi fra l'altro quello lavorava sull'internet, faceva lo hacker. Quello sicuramente c'aveva dei fatti, c'aveva robe, utilizzava le schede di qualcun altro. Questa salta i palazzi, però se ci sono due macchine in croce si ferma. Devo dare fuoco alle macchine? Devo usare un accendino? Allora, munizioni, arma silenziosa. Va bene, chi se ne frega. Accendino. Ok, e su cosa lo dovevo usare? Io non ho capito su cosa dovevo usare l'accendino, però. Perché ha detto, se c'hai l'accendino, utilizzalo. Allora, Logan, se volessi... Aspetta, registro missione, Fer. Sui depositi di gas. Ok... Quindi qui utilizzo l'accendino. Proviamo. E vabbè, quanto grosso! Chi è che mi chiama? Vada via lei, vada via! Non vedo! La telecamera! Madonna, il rallenti! Dio, il rallenti! Ah! Attenzione, salto! A caso! Scusi, posso? Non vedo! La telecamera! Mannaggia! Catwoman non vi ha insegnato niente! Di meno, signori! Ma che fai? Max! Max! Ma bello che quell'altro è in fila che aspetta comunque lui, eh! Aia, che schiaffone! Scusami! Allora salto! Salto, 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 salto della Fedez! No, no, no! Non lo fa! Prima l'aveva fatto, però... Da, te meno. Ti spacco tutto che manco che nel guerriero, eh. Ma vai via, madonna mia, quanto è volato male. E vabbè, ma in alto? C'era bisogno di fare tutto questo salto in alto? Aia! Ti trovo da sola alla strada. Ok, ma lei deve parlare ogni volta, quindi. Ciao, Angioletto! Che bella che è oggi, ha cambiato capigliatura. No, sono sempre i miei soliti capelli sbrutti. Smetto di ascoltare Lucano quando dice Max. Ciao Asmo! Buon pomeriggio! Mi piace che il Logan della chat dà suggerimenti come quello del gioco. I
Tonfa sono i compagni ideali di una ragazza. Portali con te, ti sarà facile eliminare i poliziotti di settore. Che sono i Tonfa? Ma che significa i Tonfa? Logan! Logan, che vuol dire? Si mettono in fila comunque per, sì, per prendere gli schiaffi. Gli ha calpestato un attimo, sì. Ciao Gold, buon pomeriggio. Sono bastoni tipo manganello. Azz, le sapete le cose. Sapete tonfare bene. Ok, prendo altre pillole. Perché giustamente, madonna mia, comunque questi suoni veramente tremendi da 1980. Ma se io facessi esplodere questi... Max? Max, mi hai fatto il volo dell'aquila prima e non mi sai saltare qui sopra? Seriamente? Sono manganelli ma impugnati al contrario. C'è un personaggio di Soul Calibur che li usa. Vabbè, non può saltare la stroma. Va bene, ok. Vuol dire che tonferemo da qualche altra parte. Posso? Ok, qui devo far esplodere sicuramente qualcosa. Giusto? Dai, dimmi che c'è. Non c'è un accendino? Ah, ma ce li ho i tonfa. Ce l'ho a portata di zampa. Va bene, intanto utilizziamo la scheda. Andiamo avanti. Posso tonfare? Scusate, vado? Signor? Pronto? C'è qualcuno? Ah no, ha fatto. È di meno. A me? No, 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 fermi! Signori, possiamo parlarne? Aia, che dolore! Ma questo è scemo! Questi sono aggressivi! Con quanto rallenti, però, di meno! Scusi, ti finisco di picchiare? E do un calcio anche a tuo fratello di qua? Che altrimenti, quello è un attimo... Mamma, quanto... Uso i tonfi? Tonfo, tonfo! Hey! Non è vero, non tonfa! Non so perché non tonfi. Madonna mia, con quanto ardore però. Di meno, Max. No, smettila di prendertela con lui. Max, stai calma. Niente, va bene. No, aspetta, eri carino. Ha fatto la battuta. Chiaramente è ambientato a Napoli nel 2020. Il boss finale è Deluga. Non è vero, non è vero. Cappellino al contrario è d'ordinanza. Dovevamo acchiappare i Pokémon. Che fa? Quanto male? Quanto rallentato male? Va bene, un frame ogni 15 minuti. Perfetto. Ma era un rallenti? Ma non è il cappellino al contrario, veramente, da sorella del biscotto. Ciao Simone! Il tonfo? Ma in questo momento mi deve chiamare qui. Max, le trasmissioni della corporazione indicano rinforzi in arrivo nella tua posizione. Soldati con armi ad alto potere d'impatto. Ti conviene uscire alla svelta. Se decidi di combattere, elimina prima i tiratori. Usa le tue tecniche per il corpo a corpo. Sono liberando Schneider. Ma santi Dio. Si mette i tonfi alle mani e poi mena di calci. Ma non l'ho capito perché. Ok, quindi devo... Ho dimenticato di presentarmi... No, 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 io voglio lui. Voglio lui. Voglio lo sparatore. Ma spara a lui. È svenuta, scusate. Max. Vabbè, ho capito, ma con lui che mi chiama Max, ma che è? Snake? Ma veramente, ci sarebbe a sto punto pure la camicia di flanella legata alla vita, è vero? Rimani comunque B, con o senza cappello. Snake! Ma che succede? Addio Bubba? No, mai addio Bubba. Piuttosto ci facciamo inglobare. Posso dire che a confronto Catwoman sembra un gioco Platinum Games? Posso dire che a confronto... Ditemi se non è The Wyatt Man. Dai! Madonna, con quale caricamento? Ma le attività militari... No, ma tutto il livello da capo? Tutto il livello da capo? No, dai!
Tutto il livello da capo? No! No, dai, ti prego! No, ma non posso mai. A malincuore devo assentarmi per una mezz'ora. Mi tratti bene a gesticolare nel frattempo. Ma queste scie! Allora, salviamo. Facciamo così, salviamo. Ricordatemi Facciamo una cosa, ho un'idea. Ho un'idea super super mega iper duper interessante, che potrebbe salvarci le sorti di questa serata. Se Max picchia, picchia tesoro, picchia picchia picchia, picchia veloce. Ok, perfetto. Dai, schiaffi pure a questo. Per favore, schiaffi veloci, Max. Max, schiaffi veloci. Detto schiaffi veloci. Benissimo. Dai un calcio in bocca. Io non lo ascolterò lui. No, non lo ascolterò lui. È sul real hardware, non hai save state. No, in realtà su questo qui lo stiamo giocando sul retro Cerchfirest. Hey! Madonna mia, che combo completa. Veramente una combo completa. Volevo rivelocizzare il tutto facendo un fatto. Tiè, pieda questo. No, ma non volevo così. Ma dai, ma non sul piripillo. Ora mi devo ricordare che comunque c'ho rabbia. C'ho rabbia e non so come usarla. Smettila, Logan, non ti rispondo. Smettila, Logan, non ti rispondo. I famosi calci in bocca alla romana. Venga. Ma chi picchi, Max? Sei ferma. Ma che dolore. Che dolore. Ok. Scusi, lei è ancora vivo? Benissimo. La prossima volta portami i fiori. Sì, 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 ti porto i fiori, ti porto tutto quello che vuoi tu. C'è gente che lo porta a parte gli ucali? Beh, se c'è la categoria, credo di sì. Vuoi mettere questa fottuta rabbia sotto contratto? A quanto pare lei la vuole mettere. Ma... no, Logan, non ti rispondo, è inutile che chiami. No, Logan, piuttosto la morte. Toh. Fammi passare, che siamo già arrivati qui. Chi è? Come, scusami? Ti devo grattare la schiena. Perché si vuole far grattare la schiena? Signorina, stia calma. Non abbia desideri strani. Max, prendi i signori. Bravissima. No, non era così che volevo farteli prendere, però va bene. Può andare comunque. Ma si aprono pure i cassonetti. Oh, attenzione, questo è realismo, amici. La fisica funziona. 15-10 IGN, secondo me. Logan, ti denuncio per stalking. No, ma è incredibile. Si alzi, signore. Si alzi che devo fare delle cose. Ancora? Ancora un altro paio di schiaffi, scusi. Logan, devi smetterla. Logan, devi stare calmo. Allora, vado a prendere l'accendino e torno indietro. Lo sai che se finisci in una sola live puoi caricare il tuo risultato su speedrun.com e risultare la prima al mondo? Non esiste una speedrun di Dark Angel? Amici, avete da fare questo pomeriggio? Ah? Di meno. Avete da fare questo pomeriggio? No, perché chiedo. Ti prendo e ti porto via. Vieni qua. Scusi, anche lei, venga qui. Calcio in bocca. Calcio in faccia. No, no. Ti prendo e ti lancio, eh. Si allontani da me. Si allontani immediatamente da me. No, no, no. Da quell'altro che è dietro di me. Fai fatto apposta. Che fai, ti alzi? Aia! Guarda il deficiente. Che bastardo. Spostati, sa. Salto. E vabbè, ho capito, però di meno. Allora, prendi a lui. Guarda lì loro in fila che fanno le cose. Ma stai fermo, stai. Loro in fila che fanno i fatti. Signori, rialzate. Madonna, mi prude il naso. Non volevo. Mi prudence. Fatemi grattare il naso. Oh, che dolore, che prudenza. Si sposti. Che dolore fortissimo. Dai che devo grattarmi, mi pizzica. Vai via. Ti do gli schiaffi pesanti. C'è qualcun altro? Tu?
Bene. Dovresti andare più spesso in palestra. Vai più spesso in palestra. E non ti permettere mai più. Ciao Lord Mortimer. Buon. Ah, che dolore. Ciao Best. Che dolore. Pizzica, pizzica, pizzica. Qui finisce come la mamma di Zell. No. Oh. Oh, che bello. Che bello. Logan, smettila. Logan, smettila. Non mi interessa. Ma si può salvare durante il livello? Chissà. Intanto io mi prendo un po' di energia. Fammi continuare. Fammi continuare. Continua partita. Pronto? Signorina. Dai. Ora prendo altre pillole. Prendo altre pillole. Anche io sono raffreddato. Mannaggia la miseria. Mannaggia questo naso che Prudence. Logan secondo me adesso sta piangendo perché non gli rispondiamo mai. Lo stiamo gustando come fanno le tredicenni, è vero? ma così si impara, scusa. Io non è che posso star rispondere sempre a lui ogni volta, Ok, qui sono successi i fatti. E io salvo. Salvo e faccio save state. Perfetto. Salvo qui, è tutto a posto. State scherzando, ce ne sono ancora. Lo so. Allora, io devo saltare perché c'era questo bastardo. Eccolo qua. Questo mi dava fastidio prima. A me basta che quello con l'arma non prenda l'arma. Scusi, lei ha un momento per parlare di calci in bocca? Però Max, pure tu mi sembri la sorella un po' veramente del biscotto. Oddio, contro la macchina. Va bene, dai, ha senso. Cosa è successo? Ho fatto delle combo incredibili. Sono contenta di averle fatte. Max, girati. Max, girati. Che cos'è successo? Ma smettila, non ti accanire. Di lì. Vai di lì. Possiamo ancora essere amici. Parole al vento, us. Signorine. Non ho visto. Ma era qui che ci eravamo fermati. No, era qui che ci siamo fermati, però. Signorine di parole al vento, ma salve. Come state? Sentiamo Logan. Max, le trasmissioni della corporazione. Ok, era qui che ci siamo fermati. Nella tua posizione. Salvo. Hai dormito sul divano alla fine? Assolutamente sì. E questo è il motivo per cui io sono più stordita del solito. Sì, Logan, stai zitto. Allora, io salto. Perfetto. Una volta che ho menato sti due, sto un po' meglio. Perfetto. Max, per favore, mena le genti giuste. Ehi, che dolore, aspetta. Scusate. Benissimo. Non era così che volevo fare questa cosa, però va bene. Madonna, quanti. Aia, che male. Mamma, mi sto facendo troppo male, troppo male, troppo male. Energia. Di meno, però. Metto i tonfas. Provo a mettere i tonfas, però. Tonfo? Te, becca di questo. Ti spacco le meni. Ah, ma li ho messi veramente. Guardali quanto so be... Max, hai sbagliato persona. Madonna mia, questa sbaglia persone, fa le cose. Max, però non devi menargli... Se hai tonfas sulle mani, devi menargli con le mani a mamma. Gira. No, vabbè. E ogni tanto prende, si dimentica come si cammina. Al volo! Madonna, quanto ti tonfos. Ti do un paio di tonfis in faccia. Becca di sti due tonfis, va. Pensavi? Aia, il calcio in bocca. Sì, ma questi sono tantissimi, troppi e con troppo dolore. Venga qui lei. Ha finito? Quanti ne mancano? Guarda che ce n'ho anche per te, non ti credere. Ti do un due donfas in faccia, vieni qua, vieni. Vieni. Mi dà più a due donfas, vieni. Toh. Si è divertito. Amici, ce l'abbiamo fatta. Siamo vivi. Non so come, non so perché. Speriamo che Logan non ci rompa più le scatole. Possiamo andare via?
Qui si apre? No, non si apre. E aspetta, però, Logan? Logan? Oh no. Mi sa che forse Logan dovevo ascoltarlo. Logan, forse è qui che devo usare l'accendino? Vediamo, proviamo. Accendiamo. 3, 2, 1. Va benissimo. Va benissimo. Ora io spero di avere ancora i tonfas con me. Ma smettila di pestare lui. Smettila di pestare lui. Prendi a questo e lancialo via. E niente, se la prende con gente a caso. Lei ogni tanto prende e sbaglia proprio metodo di vita. Di meno. Tonfas via, vai, vai. Mamma quanto. Quanto The Quiet Man. È vero, devo salvare, ragazzi. Ricordatemi di salvare ogni tanto. Jessica Albion. No, 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 no. Jessica, Jessica, che fai? Che fa, madonna mia? Ogni tanto questa fa delle cose che non riesco a capire. Tiè. Due paccheri. Due paccheri pure per te. Si può alzare? Quando vuole. Ma li sto facendo veramente un dolore atroce. Come fanno a non morire con due schiaffi in faccia? Mi chiedo. Perché due schiaffi di Jessica Alba secondo me fanno male. Salva! Salvo! Salvo! Salvo fortissimo, vado avanti. Che devo fare? Non... Alexa, ogni 10 minuti ricorda a Yukali di salvare. Alexa, ricordami di salvare ogni 10 minuti. Scusa, non sono sicura di aver capito quando vuoi ripetere il promemoria. Riprova o visita la sezione promemoria dell'app Alexa. Ah, ma posso salvare qui allora? Anche perché Jessica Alba come allenamento fa box. Io salvo, sul serio. Fatto? Salvataggio 1. Seleziono. Vuoi salvare sulla memory card? Salvo. Ok, premo il pulsante X per continuare. Guarda quanto. La palette. Ma che beh. Alexa, ti faccio picchiare da Jessica Alba. Si è spenta. Vabbè, dai, scherzavo. Logan? Ho controllato il sistema dei posti di blocco della corporazione. Seattle è diventata un vero labirinto, Max. C'è un'unica uscita, il mercato. Ma le strade circostanti sono tutte pattugliate. Ci sono riflettori ovunque. Penetra nel mercato, ma con attenzione, Max. È l'unico modo per uscirne. Ma allora, mi sorprende il fatto che comunque Logan utilizzi sempre il verbo penetrare. Cioè, è sempre penetra, sono riuscito a penetrare, penetro di qui, penetra anche tu. Basta con queste penetrazioni, smetti. Logan non è il figaccio... Esatto, Kerberos. Dobbiamo trovare il mercato. Interdizione settore A, Y5 Orso in transito. Scusi? Non ho sentito, era solo sulla... E noi dove siamo? Però Logan, ma non ho nemmeno iniziato a giocare. Ok, Max. Le truppe della IA hanno messo posti di blocco tutto intorno a te. Devi cercare di attraversare questo settore nel modo più indolore possibile. Ci sono troppe guardie per mettersi a combattere. Quindi è stealth? All'improvviso, ma è Metal Gear? Forse serve a tenere alta la concentrazione di Max. Avendo a che fare con Jessica lo capisco. Allora! Quindi devo... Ah, io posso... Ah, questo è steltino. Perché lei corre così. Però se faccio così cammina steltina. Ma che è all'improvviso? Ma come cammina? Max. Max. Ma questo è il modo steltino? Vabbè, se questo è il modo steltino va bene. Ok, quando la barra si fa tutta quanta verde, la barra Antonella... vuol dire che mi vedono. Quindi mi devo accovacciare. E vabbè, ma quanta visuale. Toglila, Max, toglila. Togli la visuale. Madonna, come si leva? Max, la visuale. Oddio santo.
Ok, devo. Ok. Mi indugio. Ma sono dietro le scatole. Dai, come fanno a vedermi? Sto sparando un colpo prezioso. Uno ne ho fatto. Corro. Com'è che qui non mi vedono, scusami? Come funziona? Come funziona la visuale di queste guardie? Ma sono di fronte a loro, come fanno a non vedermi? Non ho capito, ma come funziona? Ho sprecato un colpo, scusate. Aspetta che c'è quella che adesso si gira. Girati, 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 girati. Prendo tutto. Shh. 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 Nuova frequenza per i messaggi. Raga, non vedo. Dove devo guardare? Di qua. Ok. Devo sparare? Come si spara? Vabbè, è capitato. È capitato, amici. Non volevo ucciderla. I bidoni rossi esplodono. Credo soltanto se mettiamo gli accendini. Vabbè, shh, shh. Se ci nascondiamo ci vedono. Se stiamo in mezzo alla strada, no. Quanto pare è Jessica Albia. Jessica Olbia funziona così. Se sparo di nuovo. E io gli sparo. E no, basta! Basta, Jessica Alba! Vabbè, io gli sparo allora a sto punto. Però ho finito di dare i colpi. Oddio, perché la musica in modalità porn? Io sparo pure a questo. Chi se ne frega? Ma scusa. Preso! Ho finito i colpi adesso. Abbiamo finito di pazziare. Bella sta storia. Mo costano i colpi, non ci stanno i soldi. Ho capito, ma una donna dovrà pure campare. Puoi fare come alcuni stealth game di media qualità, dove basta metterti un po' all'ombra ed essere invisibile anche se il nemico ce l'hai a 4 cm. Il problema è che non funziona. Ok, noi abbiamo comunque la nostra scheda, quindi chi se ne frega, il nostro l'abbiamo fatto. Marò, Logan, che abbuffamento di Wallera, dimmi. Max, secondo la mia mappa c'è una sola via per raggiungere la zona est della città, passare per il vecchio mercato. Sto controllando che truppe ci sono in zona. Sembra tutto tranquillo, ma fa attenzione, ho un brutto presentimento. Thank you. Eccala, ce l'ha buttata. Ciao detective, sono giù, meno male che ci sei tu a tirarmi su, ma non dica, sono qui. E fra l'altro le porto le boobies di Jessica Alba, cioè che cosa vuole di più nella vita? La sua giornata è già esplosa. Venga, chiamiamo le boobies. Sono triste per non poter guardare questo capolavoro. Mi raccomando, non vi divertite troppo. No, va bene, allora ci diverti. Raga, dai, di meno. Oh, Jessica, Justings. No, ma non ti perdi niente. Dark Angel, Jessica, Logan che ci chiama tutti i giorni, tutti i momenti. Dai, Logan, secondo la mia mappa, tu non hai una mappa. Tu non hai una via. Attenzione, potrebbero vedere. Ciao, Justin. Grazie mille per essere stato con noi, ragazzi, mi sta prudendo il naso in una roba veramente allucinogena. Ma come fa a vedermi di spalle? Vi rendete conto che questo gioco è rotto? Cioè, guarda, sono nascosta e mi vede. Va, lui adesso è di spalle, eh? Adesso è di spalle e mi vede. Come funziona? Cioè, come va? Non riesco a capirlo. Oddio, perché trema tutto? Vabbè, proviamo a fare. Lo prendo al volo. Oddio, no, mi ha visto. Vabbè, fai. Nessuno mi ha visto. Scappa! Signore! Vabbè, dai, mi hai visto solo tu. Mi hai visto solo tu, non ci sono prove. Se muori non ci sono prove. 25, 24, ma c'è il... Oddio!
Ma oh, abbiamo il timer! No, aspetta! Io ho vinto, tu hai perso, abituatici. Scusami, Jessica Albia! Mannaggia la miseria, Jessica Alba, ma ti pare mai? Va bene più sta roba? Ciao, cappina! Io di Dark Angel conosco... conoscevo Tomb Raider, ma questa non mi sembra Lara Croft, assolutamente no. Ma com'era la serie TV degli anni 2000 con, che ha lanciato sul mercato del cinema, e lo dico sempre, il mercato del cinema, Jessica Alba, che poi è diventata la moglie di Justin Timberlake, vorrei dire. Cioè, mica cose. Sostituiamo Jessica con Yugali, così ci divertiamo meno. Ma allora... Ok, lì serve un accendino. Perfetto. Cosa hai sbloccato? Hai visto? Avresti voluto non sbloccare... Scusami? Avresti voluto non sbloccare questi ricordi? Come hanno fatto a trovare? No! Jessica Albia! Ma che sei scema? Prendi questo! Niente, lei se la prende a morte con il mondo, grazie, brava Jessica Alba. Allora, guarda che c'è questo che ti sta puntando una roba alla faccia. Dimmi tu, quando vuoi tu. A piacere tuo, ma non per forza subito, Beh, bravissima. Ok, dai, almeno si è ricordata. Cioè, abbiamo le mazze, ho le mazze. Ho delle mazze e non ho paura di usarle. Stai molto calmo, bravissima. Oh, no. Questo con le pistole non ci piace. Jessica Olbia, ti prego. Dov'è quello con le pistole? Ecco qua, pistole poi. Più o meno pistole. Oddio, suona l'allarme. C'è da spostare una macchina, fermi. Inizia ad esserci confusione tra le Jessiche. Mannaggia tutti i Jessichi. Fra poco diventa Jessica Calcetto. Jessico Calcetto. Allora, bravissima. Io ho preso un accendino e sono molto contenta. Avrei voluto, ormai è andata così. Ormai ce la teniamo, dai. Come stai, signorina? La moglie di Timber Coso non era quella di Settimo Cielo? È vero, poi è diventata quella di Settimo Cielo. Ma forse era Jessica Biel, non era Jessica Alba. Jessica Alba con chi era sposata? Non mi ricordo. Qualcuno mi dia un giornale di gossips. Basta, Narnia! Cambia streamer! Ma salve, benvenuto, si accomodi, vuole un po' di Jessica Alba? Ne abbiamo in quantità industriali. Toh, sappiamo il gossip meglio noi di te. Ma non sapevo. Allora, qualcuno c'ha dei mitra tra le mani? No? Quindi io lancio, prendo loro. Aia, vieni qua. Perfetto, uno addosso all'altro. E niente, lei se la prende con il vuoto cosmico. Brava, fatti prendere a scazzettoni in faccia, dai. Così almeno siamo tutti più contenti. No, stai ferma. Stai molto calma. Cautelata, Jessica. Jessica Max. Perché poi alla fine lei è Jessica Max. Scusami. A scelta tua. A scelta tua. Era Frank Tramonto, scusa. È sposata con un produttore cinematografico il cui nome non mi dice assolutamente nulla, ma veramente. Io mi ricordavo che fosse tipo moglie di Justin Timberlake, che stavo dicendo di Justin Bieber, ma non credo. Google dice che è sposata con un cane Cash Warren, che a parte avere i soldi pure nel nome, potrebbe essere anche il fruttivendolo sotto casa, potrebbe essere anche un fruttivendolo. Abbiamo preso un altro accendino, ottimo, possiamo dare fuoco a qualcos'altro, bambini non date fuoco a niente. Aspetta, ma io ho pochi HP in tutto questo, quindi fatemi ripristinare un po' di energia, ma soprattutto fatemi salvare. Salvo, perfetto. Perché ci rubi gli accendini ai militari? Ok, perché non si fuma, il fumo uccide, e infatti sono morti, vedi? È questo che si va incontro quando fumi. Quindi prendi... Ma quanto poi grandi questi accendini? Accendini di 7 km e mezzo. Non date fuoco alle persone. Mai. Non come dice Zero. Mai. Non si fa mai. Allora, dove devo andare, scusi? Jessica Albion? È qui? Ah, salvo la partita. Abbiamo finito? Bello! Ciao, Rick! Buon pomeriggio! Salviamo. Salvo tutto. Jessica Albano. Jessica al bagno anche.
Allora, Logan, so che mi stai per dire qualcosa. Dai. Quando girava Dark Angel stava con Logan. Genio lei. Anche perché era un bel pezzo di mano, non vorrei dire. Però, già, insomma, non è che mo è. Cioè, vorrei dire. Diga. La corporazione ha bloccato completamente il mercato e il capitano di settore ha tutte le chiavi. La cosa migliore è recuperare la chiave d'accesso senza farti scoprire. Fa attenzione ai riflettori e alla polizia di settore. Quindi è di nuovo... Io sta live la muto. Scusi, Logan, ma non ho capito. Si chiama Logan. Ciao, Hades. Buon pomeriggio. Interdizione settore A, Y5 Orso in transito. Ok, dobbiamo prendere la chiave del settore e infilarci... Hai fatto un ottimo lavoro entrando, Max. C'è un capitano di settore a guardia dell'unica uscita. Prova ad avvicinarti silenziosamente e a farlo fuori. Dovrebbe avere la chiave. Non farti vedere. Se riuscissero a rilevare la tua presenza, avrai solo pochi secondi prima dell'arrivo dei rinforzi. Ok, dobbiamo andare a acchiappare il capitano di settore. Come riconosciamo un capitano di settore? Io mi ricordo che nella serie c'era l'attore di NCIS e Dean di Supernatural, che aveva 20 anni quando era stata fatta la serie. Dean c'era veramente? Devo andare che sto per uscire. Mua! Ciao Sandrettino! Comunque tutto bene, Hades. Stiamo giocando Dark Angel, quella bellissima serie che facevano nel 2000, starring Jessica Albatros. La smetterò. La smetterò. Questo gioco qua è la stessa varietà della steppa russa. E vabbè, vorrei capire. Allora, vorrei capire, vediamo un po'. Avevo letto di sfuggita che qui c'è anche Jensen Ackles. Dindi su... Scusami. Fai sparire la tua brutta faccia. Allora, aspetta, io non ho fatto nulla però. Ho un minuto per fare i fatti. Dov'è il capitano di settore? Capitano? Capitano? Ma è veramente il mercato? Scusa, lo possiamo rifare? Rigiochiamo il livello. Lo vedi subito, dopo 7 ore a comandare sarai esausto. Mi stai facendo venire il raffreddore, badisco. Ma le pare mai? Dean di Supernatural era come prezzemolo, lo mettevano ovunque, anche in Dawson's Creek. Ma scusami, Dean... La corporazione IA. Quale dei due, mo? Mi dite il nome dell'attore, facciamo prima, perché non mi ricordo chi era Dean e chi era John. Cioè, non mi ricordo chi fratello dei due. Il biondo. Ma erano tutti e due mori. Mica erano biondi. Ma come il bioma? Scusatemi. No, aspettate. Ma che Supernatural guardavo io? La serie porno. Scusatemi. Fatemi vedere. C'era uno biondo. Amici, ma erano mori entrambi. Amici, ma erano mori. Entrambi erano mori. Scusate. Capelli corti. Ah! No, invece l'altro ha fatto una mamma per amica. Esatto. Erano mori entrambi. No, mi ricordavo. Scusatemi. No, è che mi ricordavo che erano mori entrambi. Cioè, biondo è esagerato. Dire biondo è esagerato. Non è biondo, ma manco per sbaglio è biondo. No, dai, è biondino. È castano chiaro, se proprio glielo vogliamo mettere in quel posto lì. Mazza quante erano creature, comunque. Ma fra l'altro entrambi... Cioè, Dean, quello che dovrebbe essere Dean, in tutte le fotografie per Supernatural, c'ha tutta questa espressione. In tutte, e tutte quante le fotografie così. Pare che sta tipo cercando di resistere a una puzza incredibile. O se la stava per far sotto e non ce la faceva più. Ah, ma quello è il capitano di settore. Vabbè, ho capito. No, allora, senti, mi hai rotto le palle. No, non ti rispondo. Dai. Logan. Vattela a prendere nel Logan. Allora, io corro... Ah! Ho bisogno di un po' di tempo lontano da te. Vabbè, scusami. Jessica Albatros, dov'è il capitano di settore? Capitano! Dov'è? Sei andata a nascondere? Che bestia. Dov'è quella me? Ma dov'è? Mi stanno correndo tutti dietro. Eccolo! Capitano di 14, si sposta. Mo non capisco più, non c'ha più il cappellino in testa.
prenda uno a caso. E ho 30 secondi per ammazzare tutti quanti. Mannaggia la pupazza. Ma smettila, Jessica Alba. Ma smettila che ti accanisci sé. Sì, è quello con il cappellino rosso. Dai, se riesco a beccare il... Ormai non so più chi è. Però... No, no, ma sono troppi per 17 secondi. Sono troppi per 17 secondi. Ho bisogno di un po' di tempo lontano da te. Era per Logan, sì. Accollati di meno. Eccolo, è lui, è lui. È lui, ce l'ho. Smettila di picchiare lei. Ma vaffanproto. No, no, no. Riproviamo. Riproviamo. Mannaggia. Momento Ben Hill. Ciao Rayel, buon pomeriggio. Come sta? Noi stiamo provando a far funzionare Jessica Albina. Raga, ho finito i termini con Alb. Qualcuno che me ne dia qualcuno nuovo, perché dopo Albatross ho dato il mio peggio. Ciao, leggo un sacco. Ciao Cipollina, mua! Grazie mille per essere stata con noi, signora Logan. Senti, hai rotto? Non ti rispondo. Lasciami. Stiamo controllando possibili problemi in quest'area, passo. Dai, ma come mi hanno trovato? No, vabbè, ma non ci credo. Non ci credo. Albruzzese, albergo. Jessica Albergo. Jessica Albione, ecco, Albione mi manca. Lei pesca sempre i giochi dagli abissi più profondi. Scusate, ma che se non lo faccio io, chi? Cioè, io lo faccio per voi. Jessica Abbott, Logan. Hai rotto. No, Logan, non tu. Ora, Logan adesso ci richiama. Un attimo. Eccolo. Albume, albore, albino, albero, albera. Un po' di tutto. Ora, io non mi muovo. Questo adesso si gira. Girati, Jessica Alberon. Jessica Albero. Ok, perfetto. Se mi fai vedere Jessica Albatross, ti prego. Jessica Alberto Nazionale. Jessica Albume. Ora devo farmi... Non mi devo far vedere dagli occhi di Buell. Shhh. Il volo. Attenzione. Shhh. Non so dove andare. Oddio no, oddio no. Guardi mai il wrestling e la box? Ma porca Eva, ma porca Eva. Era andata così bene. Era andata. Ciao Noriyuki, era andata così bene. Ma io non posso fare le cose stealth. Ma io non amo. Non amo. Ciao Joe, bro, ma salve. Ciao Chanel for Nerd, buon pomeriggio. Ti sembra il momento giusto per chiedere se guarda il... Ma che ne so, ma questa è scema. Non hai letto le stronzate che scrivevo? Scusa, Noriyuki. È Jessica Albion qui mi ha preso un po' troppo. Allora, girati. Ti vengo a prendere a casa. Perfetto. Ok. Magari se aspettiamo che finisca di fare tutti i fatti qui. Perfetto, al volo, al volo, al volo. Bravissima. Ah, schicchere. Ok, perfetto. C'è quest'altro che è lì. Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Corro, corro, corro. Iniziamo bene. No, dai, ma chi mi ha visto? Ma tua sorella mi ha visto. Vieni qui. Ti giuro, ti spacco le meningi. Vabbè, Jessica. Jessica. Ah, Jessica! Vieni qua. Dai, che forse ce la facciamo comunque. Datemi i tonfi. Beh, dai. Dai, che forse ce la facciamo. Dai, vai via tu. Ho bisogno di te. Vieni qui che ho bisogno di te. Sei svenuto? Sei svenuto? Ah no, ma è quello il boss. Scusami, mi servi tu allora. No, lei non mi serve, vada via. Dai che ce la facciamo. Oddio, è rimasto incastrato. Dai che ce la facciamo. Si alzi.
Dove va? Vola. Grazie, ragazzi. Fatto. Incespica Alba, perché non so fare lo stealth, ma porca la miseria. Incespico tantissimo. Koguara! Ma salve, qualcuno ha detto meningi? No. Ma l'ho infilata la scheda? Mi si è aperta la porta? Qui dentro? Sì, era proprio qui dentro. Ciao, sono Scott. Bene. First try. Shh. Fatta. Ma questa era? Cioè, questo era tutto il fatto apposta? Vabbè, allora. Salvo. Ciao, Fairy. Ma salve. Vado. C'è Logan? No, non c'è Logan. Sto gioco stava su PS1, ricordo male. PS2. Era un gioco per eravamo già all'edizione PS2. Mica cazzi. E fra l'altro si chiama James Cameron Dark Angel. Cioè, ti voglio dire. C'era proprio nome e cognome. Dica. Le forze della corporazione E stanno entrando nel settore adiacente al tuo appartamento, Max. Visto quello che hanno fatto finora, è probabile che mettano posti di blocco in tutta Seattle. Chiunque comandi questa operazione sembra volerti nelle sue mani. Ah. Raggiungi al più presto il tuo appartamento. Io penserò alla prossima mossa. Attenzione, Logan ci porta nell'appartamento. Ci dice di andare nell'appartamento. Raggiungi l'appartamento di Max. Cerca i proiettori nella zona intorno al tuo appartamento. Va bene, ok. Accendini. Dopo questo si è riposato facendo Titanic. È vero. Pronto? Andiamo. Max, sembra che le truppe del sergente abbiano concentrato un gruppo di soldati attorno all'edificio del tuo appartamento, bloccando le strade adiacenti. Original Sin è lì. Original Sin? Assicurati che stia bene. Chi è Original Sin? PS2, quindi lo stai giocando sulla console numero 6 o la numero 8? La numero 7. Vedi, hai sbagliato. Vedi che sbagli? Allora. Ma con che voce soporifera? Lascia stare. Poro Logan. Poro Logan, quello ci prova. Allora, io posso camminare nei fanali? Che poi detta così. Amo l'odore della paura. Non era odore della paura. Non era assolutamente odore della paura. Vabbè, però, fa niente. Mannaggia Jessica Albion, però. Ma porca. Sì, vabbè, altri due. Ma voi perché sono tutti pelati? Perché è diverso? Ma lei come si... Sirina? Perché all'improvviso lei è diventata... Perché all'improvviso sono diventati tutti cloni? È diventato Hitman? Che mi metti le mani addosso? Non ti permettere proprio. Ti prendo, eh? Ti prendo e ti porto via. Ti prendo e ti porto via. Ho detto. Pure a te. Tanto io fra poco perdo. Quindi 3, 2, 1. Grazie. Grazie mille. Ai! Male, che dolore! Aia! C'è un lion! Stiamo per perdere! E 3, 2, 1. Sì, Jessica. Vai, vai. Vai, 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 non ti preoccupare. Perché sono improvvisamente tutti pelati? Non lo so. Non ho capito. Riproviamo. Riproviamo perché potrebbe funzionare. Vediamo un attimo. Devo fare la stealth, raga. Ciao, Lion! Dobbiamo fare la stealth. Ah, poi fra l'altro mi stanno comparendo i numeri del codice a barre. Io non avevo visto. Cioè, la barra di caricamento è il mio codice fiscale qua. Sì, va bene, Logan. Dobbiamo cercare Original Cindy. Original Marines. Devo accendere quella roba lì. E mi dici di fare dei fatti. Ok. Io mi metto lontana. Mannaggia tutte le pupazze. Mi pare di capire che ci vai a nozze con lo stealth. Ma non con questo tipo di stealth. È il numero di telefono di Jessica Alba messo per vendetta da camera. Una povera Jessica Alba. Dovrebbero mettere il numero di Logan. Le luci delle macchine. Dite che è così stealth. Non ci credo che sia così stealth, ragazzi. Io,
allora io sto nascosta, non so come facciano a vedermi, mi percepiscono come? Con la puzza delle ascelle? Ok. Ma vaffanbrodo. Come faccio? Cioè non riesco a capire come fare. Veramente non riesco a capire. Ok, va bene, devo fare... Sì, Logan, dici le cose? Ah, io riprovo come prima. Mi fermo qua, dietro la macchina. E 3, e 2, e 1. Perfetto. Il problema è che quello poi gira. Eh no, vedi, quello gira poi. State scherzando. E quindi non so come fare. Come passo da lì? I fari dell'auto ti fanno sgamare. No, ragazzi, ma non so i fari dell'auto. Non so i fari dell'auto. Io credo... Vediamo se abbiamo dei proiettili. Le forze. Logan, devi stare zitto. Spariamo al pelato. Esatto, io voglio vedere se abbiamo dei proiettili. Perché secondo me... Signorina, ti calmi. Voglio dire, se abbiamo dei proiettili. Non abbiamo niente. Abbiamo l'arma silenziosa, ma non i proiettili. E quindi ce la chiamiamo veramente nel piripillo. L'arma silenziosa. È perché quello guarda, è un guardone. Vorrei capire. Però hai tanta rabbia. Mannaggia la rabbia che va messa sotto contratto. Aspetta, 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 aspetta. Girati. Attenzione. Potremmo. No, perché questo mi vede. Non è vero, non mi vede. Silenzio, silenzio, silenzio degli innocenti. Non so come abbiamo fatto a fare una roba del genere, però ci siamo riusciti. Io salvo la partita perché piuttosto mi... Che paura. Zitti. Zitti che abbiamo la rabbia, abbiamo tanta rabbia. Abbiamo un accendino pure. Hai da accendere? Non abbiamo da accendere, amici. Ci serve un accendino. Fermi. Fatemi capire. Allora, c'è questo soltanto da solo? No, sono due. Come mi fa a vedere? Sono dietro un dannatissimo muro. Ok. Sbregens! Muoviti però, dai. Ok, ok, perfetto, 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 perfetto. Shh, shh. Ci siamo quasi. Ce l'abbiamo quasi in pugno. Muoviti. Benissimo, benissimo. Jessica Albatross! Mannaggia tutto. Che paura, mamma. Ok, dove sono gli altri? Ma la telecamera, non vedo! I corpi scompaiono, meno male che scompaiono, sennò buonanotte a capire come andare avanti. Se camminiamo in stealth possiamo stare anche in faccia alla gente, ma non ci vedono. Se ci nascondiamo fermi, sì. Benvenuto in Dark Angelcraft qua. Lei che cammina veramente come mio zio Silvano dopo che si è fatto la sedicesima birra. Ok, allora, quello sta di spalle. Ok, lui gira a destra e a sinistra. Ma fra l'altro questi due dove li hanno pigliati, ma veramente. Ma vai a capire come devo fare qua. Oddio, guarda quello che mi vede da dietro ai muri. Ma non vedo. Ok. Non so come abbia fatto a non vedermi. Ma va bene. Va bene, va bene, ci va bene. Ci va benissimo, ci va super bene. Perfetto così. Perfetto così. È proprio la roba di Dark Angel che mi aspetto. Jessica cammina come se dovesse andare al bagno. Guardala, guardala come cammina stealth. Questa è la sua camminata stealth. Perfetta. Andiamo a far esplodere i barili. Mamma, mamma.
Guarda come faccio esplodere i barili, mamma. Guarda qui, mamma. Anche quando corre lei non è che corra meglio, mamma mia, gliel'hanno fatta proprio la camminata comunque. Accendino. Che accendone, fra l'altro. Non è accendino. Te. Bello. Come abbiamo fatto a non sentirci? Lo sanno soltanto le guardie stealth. Ah, gli occhi di Buells. Io salto, ho l'occhio di Buell di qua. Salto anche questo. Oddio, mi metto qui dentro, recupero le pile. Che sono pile, bambini. Sono pile e non sono pillole. Ok. Faccio passare l'occhio di Sbruel. Sì, magari se smetti. Ok. Dove passo? Passo di qua. Benissimo. Dov'è il nemico? Ma non ti ho... Ma allora, mi mettete il nemico veramente messo in posti? Che dolore! Sei fermo! Ma che sei scemo? Non ti vedo! Signore, dove sei? Non vedo! Il muro! Usa la rabbia, Jessica! Jessica, usa la rabbia! Metti la rabbia sotto contratto. Che dolore! Prendi la rabbia e mettila sotto contratto, vai. Madonna, si spaccano anche i vetri. Realismo, realismo, amici. È totale realismo. Mi sembra di essere lì. Vi sembra di essere lì? Io sono quasi lì. Sappiate che io sono quasi lì. Mi sento veramente un po' Jessica Alba in questo momento. Mi sento anche la moglie di Crash Bandicoot. Beh, ragazzi, è sempre un piacere. Vabbè, piacere, eh. Gli effetti speciali, cioè, ma si spaccano i vetri se mettiamo un nemico vicino ai vetri. È realismo, 100%, grandi successi. Allora, devo andare da qualche parte, si suppone, non si sa dove. Ma da qualche parte dovrà andare. Dove? Entro nei camion? No. Scusa, Jessica. Jessica, mi sono perso. Jessica, mi sono perso. Dark Angel è meglio di Red Dead Redemption. Ma che di che stiamo parlando? Ma non c'è nemmeno paragone. Non c'è nemmeno paragone. Mi sono perso. Jessica rabbia. Chiamerò un figlio Crash Bandicoot. Non ce l'hai un cappello uguale? Così aumenti l'immersione. Ma quasi quasi dovrei comprarmelo, sa? Ma non capisco dove devo andare. Se do i calci alle porte, no. Sì, ma non si arrabbi però. No, ho troppa rabbia. Sono Jessica rabbia. Secondo me devo tornare indietro dove abbiamo trovato le pillole dall'altra parte. E però perché farmi venire qui allora? Ho preso qualcosa. Vediamo la mappa. Allora, noi siamo qui e dobbiamo andare lì dietro. E perché mi dà l'altro punto? E perché mi dà una X? Che significa? Cosa vuol dire, Jessica Albatross? Non capisco le tue mappe. Perché ci sono due palle e una X? Cosa vuol dire? Non l'ho capito. Vabbè, allora, andiamo di qua. Tanto gli occhi di Buell non ci servono più. Perché tanto non c'è più nessuno che ci guarda. E... boh, vediamo un po'. X è il tesoro segreto. X è dove sta chiusa la strada. Vediamo un attimo. Allora, noi siamo a X. No, secondo me X è dove dobbiamo andare. Cioè, quel punto lì a sinistra è dove si è, da dove veniamo. E il punto in basso a destra è dove vogliamo andare. Da chi siamo? Da dove veniamo? Dove vogliamo andare? E la X segna il percorso. Devo rompere le lamiere. Quali lamiere? Allora, noi venivamo da qui. Ok? E ci hanno detto che per arrivare a casa dovevo passare da qui. E noi infatti stiamo andando. Allora? Questo gioco c'è l'arrodino. Uff! C'è un po' di tutto. Devo rompere le lamiere. Ma queste? No? Non posso nemmeno rompere qui. L'unica cosa che può rompere Jessica Albatross è il ca. Il calimero dance. Se dovessi... Ma non è che posso... devo passare qua.
L'unico che rompe è Logan. Vero? Anche questo è vero, ma non lo diciamo in giro. Caricamento. Numero di telefono di Logan. 332 96. Mannaggia, non ce lo fanno mai vedere. Un gruppo di soldati è appena entrato nell'ingresso dell'edificio. Dovrai occuparti del comitato di benvenuto se vuoi arrivare al tuo appartamento. Buona fortuna, Max. Ma io non posso manco tornare a casa tranquilla. Ma è mai possibile? Siamo troppo intelligenti per questi giochi. Non pensiamo alle porte, è vero? Siamo stupidi. Manna, le porte sono per noob. Questo è anche vero. Neutralizza tutte le forze nemiche nell'atrio e sali sull'ascensore. Quanta difficoltà per una ragazza. Un altro ma... Scusami. Aia! Che bastardo! No! Max! I quadri! Ma dove vive poi questa? Scusami. Ma è una topaia! No, dai! Aia! Ma è scemo! Ma che fai? Ma io ti prendo... Dio! Oddio, mi sta finendo la rabbia sotto contratto. Perfetto. Allora, io devo prendere una... Non c'ho niente! Non ho niente! Perfetto! Presa! Al volo! Contro di lui! Ok. Aia, che male! Ma fanno malissimo i pelati! Amici, niente pelati nella vostra vita. Fanno male. Prendi a qui... Jessica. Che dolore, mamma mia, mi hanno steso. E buttalo! No, non ti appropinquare da lui. Vabbè, uguale. Ok, dai. Facciamo... Ma mi fanno troppo male. Mi prendono e mi portano via. Eccala. Che dolore. Che dolore. Sono in barattoli d'alluminio. Maledettelo. Vai via. Vai via. Ti spacco contro tuo fratello. Dai che mi ha dato il calcio. Che bastardo. Ti prendo. No. Jessica Albatros. Niente. Mannaggia, ti giuro. Contro tuo fratello. Scusa. Fra l'altro lui in fotografia somiglia tantissimo a Jeff Bezos, non vorrei dire. Non dico, non lo dico. Chiara Grid, non è vero. Questa è la tua idea di divertimento datti da fare. Eh beh, scusami, però, Jessica Alba. Ma salva partita, ma ogni cosa adesso è salva partita? Prima non ci facevano salvare nemmeno dopo 20 minuti, adesso salva partita ogni cosa. C'è un torpedo persiano, quanto gusto. Ammazza! Jessica, di nuovo il numero di telefono. Allora, abbiamo il 332. Sappiamo il 332. Quindi 3... Sì? Ancora... 3 2 9 6 0 0. Max, se questa informazione è corretta, Original Cindy è appena stata catturata dalla polizia di settore nel tuo appartamento. Muoviti, ci dovrebbero essere solo pochi soldati. Dopo che l'avrai liberata, dovrai servirti del tuo appartamento come via di fuga. Le strade sottostanti sono piene di soldati. La via più sicura è uscire dalla finestra e aggirare l'isolato. Scusa? 0076, però manca un numero. Sconfiggi la squadra di guardie e salva Original Cindy. Ma chi è Original Cindy, amici? Io non mi ricordo. Dov'è Zadadrello? Oddio il twist. Che casa terribile, comunque, lo posso dire. Accidenti, suderò. Beh. Anche con un po' di pathos in più lo potresti dire, eh. Sì, ma io non ho nulla. Cioè, non ho nulla. Sono solo carica di belle speranze. Aia! Jessica, no, Jessica, ti stanno a far male a mamma. Prendi a questo, benissimo.
Salta, salta. Vabbè, no, non proprio così, però va bene. No, non picchiare a loro. Picchia lui. Picchia lui. Bravi. Vedi. Aia. Io vorrei farmi un po' di strada, però siamo troppo al centro. Qua finisce male. Qua finisce male. Qua finisce molto male. Non è vero, non finisce male. Attenzione. Ho della rabbia sotto contratto. Attenzione, attenzione. Ah, che dolore. No, Jessica, di qua. Ok, 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 ok. Ci sono quasi, ci sono quasi. Aia, dolore. Madonna, per quanto. Per quanto. Perfetto. Manca l'ultimo. E da, allora, ripigliati. Avete salvato il numero di telefono. Ce l'abbiamo sul serio. Farei due chiacchiere, ma devo andare. Cioè sì, un cane, visto che la ra non diga. Oddio, nel forno. Sì, si fa. Non sapevano che non conveniva disturbare Original Cindy. È così la legge qui. Ti conviene sparire. Ci penso io a pulire qui. Va bene, stai attento. Ma le tremano le labbra. Cosa succede? Amici! È stato facile, facilissimo salvare Jessica Al... No, Original Sin, Original Marines qui. No, perché non volevo, volevo salvare. Fatemi salvare. Fatemi salvare che qua è un attimo. Ciao Mad Rose! Ma tutti questi giochi cringe... Sti giochi cringe, dove li trovi? Vorrei sapere. Allora, io faccio un sacco di belle ricerche, amici. Ma, dato che sono le 16.56, io direi che noi ci fermiamo qua, anche perché... il nostro tempo a disposizione sta per terminare. Vediamoci l'ultimo video prima del prossimo twist. Anni di esperienza, è vero. È verissimo. Ti manca un'ora e 50 di gioco. Ok, quindi il prossimo episodio di Dark Angel, abbiamo finito Dark Angel. E possiamo passare al prossimo Bubedì pure. Allora, dica. Madonna Logan. Qualcuno sa che stai cercando di raggiungere il mio appartamento, sta molto attenta. E c'è dell'altro. Dei veicoli civili non identificati si stanno avvicinando a quest'area. La cosa non mi piace, Max. Cerca di arrivare sana e salva. Attenzione, quindi c'è un appuntamento. Logan e Max che si incontrano nell'appartamento di Logan. Attenzione. Anni 2000-2002. Non era malaccio almeno all'epoca. Dai, la faccio un biscotto. Sì, sì, Dark Angel. Dark Angel era una grande, grandissima cosa. Con Wolverine. Magari le piacerebbe a... a Dark Angelcraft, ma in realtà è un altro Logan. No, che però devo dire la verità, era un bel pezzo di manzo pure lui, alla faccia del biscotto. Se Logan era un bel pezzo di manzo, era un bel pezzo di manzo e come.